Buongiorno a tutti, abbiamo un ospite, anzi due ospiti, Enzo Signorelli e Vincenzo Signorelli. Ok, perché Enzo, in realtà potrebbero essere due persone, una fa il fotografo, sì, in effetti, esatto, l'altro, questo è quello che volevo dire, no? Enzo Signorelli, che è il fotografo, fotoreporter e fotografo anche di 360 gradi, perché hai lavorato come fotografo di eccellenza e molti anni, e beh, in effetti, come sei diventato fotografo? Bella domanda. I miei genitori erano abbonati a Epoca, sì, quando era il formato grande, che loro avevano copiato dall'Ali. Ma intanto tu sei nato, sono nato in Catania. Sicilia, sono nato Catania. Sì. Io da bambino sfogliavo questo giornale che era bellissimo, con i grandi fotografi di epoca di allora, certo, con questo formato che ricordava Life, perché si era ispirato a Life. Cavolo, e in effetti noi siamo, cioè, no, coetanei, cioè, esatto, io. Allora, io ho visto Life, ho pensato, no, non posso diventare fotografo. Ecco, invece a te ha dato una vita. Allora, io mi sono accontentato di Epoca, e quindi, perché se avessi visto Life penso che avrei lasciato bene. Con Epoca, devo dire, guardavo da bambino sfogliavo questi giornali, di cui abbiamo ancora la collezione. Abbiamo la collezione, sì, dal numero 1, dagli anni, quindi 50. Oh, ma no. Volevano buttarli via, ho detto, guai a chi tocca questi giornali. Sono ancora lì, appena avrò un po' di tempo cercherò di tirarle fuori, tirerò fuori qualche copertina di allora. Eccetera. Certo. Sfogliando questo giornale, questi giornali a casa, io, bimbetto, mi sono appassionato molto. Mio padre era un fotoamatore, e quindi ha avuto sempre un approccio molto diverso con la fotografia, e mi ha insegnato qualcosa. Già. Sì, mi ha portato in camera oscura, però aveva un approccio diverso, fotografava diversamente da come. Certo. Non è mai stato un professionista, io ero già un po' critico su, e quindi facevo le mie cose. Potevi anche inquadrare meglio. Non glielo dicevo, ma lo pensavo. Però. Bene, questo, cioè, quindi eri, cioè, piccolo, scuola elementare, scuola media. Sì, 10 anni, 10, 9, 10, e quindi vedevo questi grandi reportage, certo. Ora partivano i fotografi, passavano 6 mesi in giro, quelle cose leggendarie che oggi, certo, non esistono più, avevano anche un mondo da scoprire, devo dire, certo. Alcuni erano anche molto bravi e hanno aperto, è stata una scuola quella della fotografia. Certo. Allora, sfogliando un po' queste cose, diciamo, devo fare il fotografo. Il bello è accaduto quando mi hanno proposto un lavoro serio. Allora mio padre mi disse... Quando? Quando ero già un po' più cresciuto, mi disse, se vuoi... Quanti anni avevi? Bella domanda. 18 anni? No, ne ho avuti... No, un po' di più. 22, 20, 24. Ah, quindi, cioè, già ero un po' più avevi già finito di scuola, cioè finita la scuola o... Sì, avevo finito di studiare. E stavo già cominciando, avevo già iniziato a fotografare, e lui mi disse, guarda, c'è un posto per te. E gli dissi, grazie, dallo a mia sorella, io preferisco fare il fotografo. E quindi iniziai a fare le mie prime esperienze. Dove hai lavorato? Ho cominciato a Catania, col quotidiano locale, ho imparato con un altro piccolo quotidiano a Siracusa. Quotidiano? La scuola è stata il quotidiano. Ah, dove, okay. Tra l'altro nei giornali allora giravano anche dei giornalisti che venivano da testate importanti, c'era un grande movimento anche, certo, professionisti, e quindi abbiamo imparato molto dai colleghi. Certo. Ed è stata veramente la prima scuola, quindi fotografo di strada. Eh beh, cioè quello è una scuola pazzesca, durissima, cioè, cronaca nera. Cioè, tanti mi hanno raccontato, non so, cioè i grandi, no? Cioè, Tano D'Amico, Uriano Lucas, grandissimi, no? Cioè, sì, cioè, no, questi poi adesso, cioè Garubba, no, cioè comunque è un mestiere piuttosto difficile, sì, piuttosto difficile. E Garuba è uno dei miei preferiti, tra l'altro, insieme a Romano Cagnoni, che ho avuto la fortuna per l'onore di conoscere. Grandissimo. Secondo me, cioè, uno dei più grandi. In Italia, cioè, senza togliere niente. Però... Sì, cioè, anche Garuba, cioè, meritavano molto di più di riconoscimento. Cioè, infatti andarono via. Esatto. Già negli anni 60 andarono a lavorare fuori. Esatto. Perché già evidentemente, pur essendoci ancora delle belle testate, anche un buon mercato, comunque alcuni talenti sono stati poi... Cagnoni mi pare che lavorasse già a Londra, si fosse trasferito, sì, a Londra. In effetti, anche Cito lo considera, cioè, proprio
come un fratello maggiore importante. Grande fotografo, sì. Assolutamente. Cagnone. In effetti così hai cominciato a lavorare nel giornale locale, diciamo, con i giornali locali, quindi tanta gavetta, pochi soldi e esperienza. Poi sono venuto su a Milano dove ho cominciato a lavorare con un'agenzia. Quando? Nell'86. 86, e quindi sì. Cioè, avevi già trentina d'anni. 86 ne avevo 20... 28 anni. 28 anni, già ero 28 grande. Anni. Già ero grande, comunque pensavo già di essere un professionista. Arrivato qui mi hanno messo, ho ricominciato da zero, quindi gavetta di nuovo. Oh Madonna! Però è stato più veloce, ho cominciato a lavorare, a avere i primi assignment, sì. Mi hanno fatto un contratto con l'agenzia Omega, Vito Liverani. Certo. E io già mi sentivo felicissimo e dopo poco gli dissi che volevo, come dire, fare il freelance e mettermi in proprio. E mi ricordo che il vecchio Vito, che tutti conoscono nell'ambiente, mi disse: me l'immaginavo, me l'aspettavo, hai fatto bene, non era dispiaciuto, anzi. E poi ho cominciato così. Certo. Ho cominciato a collaborare con Rizzoli. Ma non hai mai pensato di andare all'estero, cioè Parigi o Germania? Allora, io avevo avuto poi un contatto con Gamma, sì. Di cui ero diventato corrispondente, e mi avevano offerto un contratto a Parigi e non me la sono sentita però di spostarmi. Perché mi trovavo bene a Milano, che comunque considero sempre la mia città. Certo. Pur essendo nato in Sicilia, vivendo in Sicilia, non ho mai abbandonato le mie origini. Però Milano, hai poca cadenza siciliana. Quello fa parte del mestiere, ci camuffiamo un po'. E beh sì, stai camuffando vero, cioè perché quando tu torni a Catania, no, cioè, cambio registro, completamente, immediatamente, giusto? Cioè, logicamente. E per cui è anche un buon periodo, gli anni 80 si lavorava bene, c'era tanto lavoro, c'era spazio anche per noi che stavamo cominciando, i grandi lavoravano, ma anche quelli meno grandi lavoravano anche. C'era spazio e comunque questa è una città che hai conosciuto tanti, vero? Quindi Dondero, Giacomo, no? Fausto, cioè, grande amico. Dondero l'ho conosciuto, un personaggio incredibile. Sì. Mi raccontava una storia delle cose che combinavano loro, che cose di altri tempi. non posso ripetere. Ha vissuto fino all'ultimo momento così lui. Bravissimo, cioè, fotografo e anche personaggio. Spettacolare. Che poi cambia di agenzia. Cioè, eccezionale. Sì, sì, sì. Dondero, cioè, io lo amo, cioè, tuttora, mi manca anche tanto. Quando ci troviamo anche con Uriano, cioè, Nocito, tanti altri, cioè, come Dondero fosse lì, cioè, presente, sempre presente. Grande persona. Berengo, cioè, tutti quanti, cioè, ci pensiamo sempre, cioè, sentiamo la presenza di Dondero. Avendolo conosciuto... Posso capire perfettamente. Certo. Perfettamente. Sì, sì, quindi insomma c'era veramente tanto da imparare, c'era spazio, sì, certo. Voglia di fare, i giornali avevano comunque dei mezzi che oggi non esistono più, sì. E si potevano fare delle belle cose. E allora non aveva senso andare a Parigi per me. Certo, certo. Poi così hai lavorato fino a 2000? Fino al 2000, diciamo 2000, fine 2011. Fino al 2011. Quando a un certo punto, rientrato in Sicilia, ho avuto un momento, diciamo, di riflessione, perché lasciare Milano non è stata una cosa semplice, e pensavo di aver chiuso con la fotografia. Per un periodo ho chiuso e ho gestito una piccola proprietà di famiglia, un oliveto antico che abbiamo alle pendici dell'Etna, che sarebbe stato destinato alla vendita o all'abbandono, e col nostro contadino, signore anziano che lavorava con mia mamma, si occupava della campagna sul carico di mia mamma, ho cominciato a imparare a come si gestisce un oliveto. Mi sono appassionato molto, abbiamo tolto il cartello si vende, quindi la proprietà non è più in vendita e non lo sarà mai più, e da lì ho cominciato a imparare a entrare in questo nuovo mondo che sì, perché non hai mai lavorato in campo. Come? Non avevi mai lavorato in campo, no? No, anche se chiaramente l'esperienza del fotoreporto. Certo. Alcuni me lo chiedono, cosa c'entra la fotografia, il giornalismo con l'agricoltura o l'olivicoltura? C'entra perché abbiamo visto tante cose viaggiando e documentando, e comunque certe cose rimangono. Per esempio,
fotografando a Panama una piantagione sperduta in mezzo a una foresta di cacao, avevo capito perfettamente che quell'integrazione degli alberi di cacao con la foresta era una cosa che tutto sommato ricordava l'ambientazione dei nostri olivi sull'Etna, che sono in mezzo alle lave, una vegetazione lussureggiante. E quindi ho detto, qui lo fanno, quindi non siamo pazzi noi che abbiamo queste proprietà antiche che sono molto belle e anche aspre e difficili, perché tutta la biodiversità che c'è intorno lavora per quello che è il prodotto. E la stessa cosa succede con il nostro olivo. Certo. Scientificamente esistono quelle prove di tutto questo, certo, che abbiamo analizzato, studiato, portato degli esperti, abbiamo studiato e certificato alcune cose e abbiamo capito che funziona. Quindi grande tutela dell'ambiente, rispetto anche di un'etica e di un'estetica che viene dal mondo della fotografia, che poi si trasforma in un prodotto che sta funzionando. Certo. E vi assicuro che Enzo mi ha mandato 6 bottiglie, tra cui uno ho già aperto, mamma mia, cioè vi garantisco che è olio profumato, profondo, sottile, cioè amarognac che ce l'ha, no? C'è proprio il retro gusto, cioè molto amaro, piccante, sì, cioè piccante, e però fattato. Non dà, esatto, non dà fastidio, cioè pizzica. Questo tecnicamente te lo spiego velocemente. Sì. E cosa metti? Cioè? Si chiama equilibrio. No, è l'equilibrio. No, non mettiamo niente. Ok. Allora, la valutazione di un'extravergine d'oliva di un certo livello, quindi di qualità, sì, uno dei parametri che contano nella valutazione è l'equilibrio. Cioè, l'amaro e il piccante devono essere perfettamente in equilibrio. Se entra l'amaro prima, quando lo assaggi, poi l'amaro deve andare via lentamente, viene fuori il piccante che poi non deve bruciare, non deve dare fastidio. Se uno dei due prevale c'è qualcosa che non funziona. Certo. Questo non si ottiene dopo, ma si ottiene con il lavoro, la raccolta, la molitura e la conservazione dell'olio. Beh, qualche volta io non mi sono... Ma cioè, no, pizzica un po'. Beh, lasci lì ancora, cioè, un annetto, 6 mesi, cioè vedrai che non pizzica più. Allora, è vero, perché poi l'olio comincia a perdere. Certo. Ma se è fatto bene e conservato bene, in realtà mantiene a lungo profumo, amaro e piccante. Tant'è che noi abbiamo fatto una cosa, qui lo dico che è una novità, abbiamo fatto durante una degustazione con Fondazione Italiana Sommelier, che mi ha premiato più volte, ha premiato più volte i nostri oli. Ha vinto anche, cioè, premio giapponese, cioè proprio... Eh sì, Tokyo ci teniamo. Gold medal. Due gold medal. Due. Cioè, quanti premi hai vinto? Non lo so. Cioè, un sacco, cioè, perché qua, un sacco, questi sono tutti premi vinto, Cioè, veramente eccezionale, cioè, guardate, c'è questa etichetta sulla bottiglia, mamma mia. Poi ho letto anche un po' spiegazione, ok? E andate a vedere www.enzosignorelli.wordpress.com, dove puoi vedere anche le qualche foto. Tue fotografie. Anche qualche foto. E qualche articolo che ho scritto a margine. Sì. La cosa divertente è che non ho foto degli oliveti, perché chiaramente perché non ho tempo di fare le fotografie. Allora, cioè qua, cioè, parliamo anche, no? Stamattina Enzo ha preso aereo e per venire a Milano. Perché cosa? Per comprare una Leica. Certo, così finalmente potrò fare anche qualche foto da me. Oh madonna, cioè, no, non è vero, cioè, perché potevi anche fotografare, però certo. Adesso, cioè, hai desiderio di fotografare? Sì, vorrei avere un po' più tempo. Di la verità. Un po' più tempo. Sì, ce l'ho sempre. Ho tutto. Hai avuto, cioè, perché tu sei nato, cresciuto, fatto per fotografare. Non puoi dimenticare. Ho fatto delle scelte importanti, devo dire, per continuare questo mestiere che ormai... Quest'anno sono 40 anni di fotogiornalismo. Proprio 2000, certo. L'inizio potrebbe essere 82. Alex, c'è il tuo rivale, Chi è? Maiori. Ah, caspita, salve. Anche Alex fa anche olio molto buono, però il tuo rivale, cioè, guarda che temibile. So che fa delle ottime fotografie, l'olio non ho ancora assaggiato. Beh, cioè, prova, comunque proviamo. Scicri. Bene, allora, tornando, facciamo un passo indietro. Io sono curioso di vedere, vuoi vedere qualcosa? Le tue fotografie. Non abbiamo bottiglie di olio. Quello ce l'ho io a casa, perché... Prego.
Ah, Papa? Queste sono delle foto che, cioè, prese così, non c'è una. Non okay. C'è stato un tempo di fare una selezione, qualcosa preso dall'archivio prima di partire. Oh. Da ormai 15 anni tutto il bianco e nero lo faccio con le Leica M. Ma chi ha stampato? Stampiamo da Parolini a Milano. Sì, si vede la qualità. Da Patrizio e adesso dalla figlia. Afghanistan. Quindi, cioè, come giornalista, cioè, giravi il mondo? Ho girato, non come avrei voluto, perché mi hanno sempre, lavorando con le testate straniere, mi chiedevano l'Italia. Ma questo cos'è? Questo è Palermo, è un lavoro a Palermo del 93, che serviva per illustrare un libro inchiesta sui ragazzi di Palermo. Certo. E finalmente avevo fatto un po' di immagini che poi sono state una mostra. Mi ricordo una fotografia di anche Francesco Cito. Questo però è il centro di Palermo, è la piazza Napoli. Della stazione. Questa succedeva a Luna, al momento di massimo traffico, e non ho avuto, e per fortuna avevo la macchina in mano, non guidavo io, sono riuscito a fare uno scatto dal finestrino. Questa è la commemorazione dopo l'omicidio Falcone, il primo anno, la prima grande commemorazione ci fu a Palermo. E queste sono invece, c'è qualche immagine di fotografia industriale, che è un argomento di cui mi sono occupato molto. Ho fatto parecchia fotografia industriale, ho lavorato con diverse aziende. E questa è un'operaia, non è una foto di moda. Con questa camicia navigata era una signora che lavorava in catena di montaggio nel turno di notte. Ma questo l'hai utilizzato a medio formato? È una Pentax S7. Sì. Cioè, perché per avere questi grigi ho preferito lavorare in medio formato. Certo. Però ho tirato la pellicola, mi rimproveravano in laboratorio, perché la 120 non si tira, però in qualche caso sì. Se necessario, sì. Cioè, no. E l'ho usata come una 24-36, certo. Le vecchie 6-7, ce l'ho ancora. Questa è foto di me. Questo è un backstage dell'Alta Moda a Roma, sì. Una sfilata di Marella Ferretti. Quindi, cioè, hai fatto tutto di tutto, davvero, dall'industriale, della. Tante cose. Sì, sì. Mestiere, cioè, così. Fotografo di quotidiano, cioè, devi saper fare tutto, cioè, devi fare anche devi fare tutto, devi avere, è stata una bella scuola, capacità di fare, no? Cronaca o anche guerra, anche. Questo è un ragazzino a Roma, che è un piccolo genio, un servizio sui ragazzi. Qua e qui torniamo in Afghanistan. Questo è in Gulistan, è una zona dove coltivano l'oppio, una parte molto molto interessante dove ormai non si può più andare. Questa è Herat, la moschea del venerdì. E qui ancora Gulistan, verso Kandahar. Questa mi piace perché simboleggia molto il potenziale dell'esercito afghano. Questi sono dei Kalashnikov di legno che usavano per addestramento. E mi piaceva vedere quanto poi effettivamente fosse un'armata, diciamo, non troppo ben armata, tant'è che ha resistito poco o nulla ai talebani. Volevo portarmene uno, ma non è stato semplice, non me l'hanno dato. Certo. Un Kalashnikov di legno. Questo è sempre Rat. Questo è un ragazzo che ha perso le gambe quasi certamente su una mina. Questo è un briefing dei nostri, questi sono militari della Folgore, stanno facendo un briefing in un'aula blindata via satellite. Quindi hai seguito tanto teatro anche? Nel senso... Un pochino sì. Non tantissimo, perché lì non puoi stare più di tanto, però mi hanno fatto vedere delle cose. Certo. E poi a Herat uscivo da solo per poter documentare la città, che è molto bella, e non avrebbe avuto senso andare in giro con le scorte, gli elmetti. Avevo uno zainetto, una Leica M6 e una R6 con un 90 mm. Questa signora è un militare italiano nel C-130 che ci portava a Herat. Queste sono poliziotte afghane, oggi questa foto non esiste più,
Allora le donne c'erano, siamo sì. all'interno della caserma. Questi della sono poliziotti. Sono donne poliziotto e si portavano i figli durante il servizio. In Afghanistan? In Afghanistan. Allora c'era, siamo 2010-2011, c'era un momento di apertura, certo. Si era normalizzato tutto. Certo. Poi è finito. Poi finita anche quello, eh? È finito anche quello. Mentre questa? Questa è una lezione che sta facendo il padre, stanno leggendo il Corano, ovviamente solo i maschi, e il padre con i suoi figli che stanno facendo una lezione coranica a casa. Bellissima. Io uso tanto il 28 mm. Sì. Sì, 28 è tutto il bianco e nero degli ultimi 15 anni è con l'M6 e due ottiche soltanto, 28 e 50. Certo. Qua cioè, vedo cioè, stile che veramente passa una parte e l'altra, ma comunque c'è sempre questo filo conduttore. Spero di sì. Sì, sì. Ci tengo molto alle inquadrature. Guarda, che bellissima. Questi sono dei ragazzini, qui siamo nella parte vecchia dell'arte, bellissima. Sì. Dei ragazzini che hanno improvvisato un mercatino. Ah. E stavano vendendo le loro cose. Questo qui mi ha venduto una macchinina che ho ancora sulla mia scrivania, un sì? modellino. Sì? Io l'ho pagato e lui gli ho dato una banconota apposta, un afghano di taglio più alto. Sì? Lui tranquillo ha tirato fuori il resto, un perfetto commerciante, sono grandi lavoratori gli afghani. E il padre ha osservato tutta la scena, sì? era molto orgoglioso del figlio. Io l'avevo visto che lui ci stava, sì? avevo fatto un cenno di saluto, tutto a posto. E poi mi ha invitato a entrare a casa sua, abbiamo visto tutto, era molto orgoglioso che il figlio aveva certo, fatto un affare. Certo. Questo è un ragazzo che mi ha fatto da guida e questi qui sono residuati della guerra con i russi, con i sovietici allora. Certo. E quindi... un fotografo, quindi cioè tu oggi, mamma mia che bellissima questa, bellissima. Sono contento che... ma oggi tu senti fotografo o senti produttore di olio d'oliva? Ma l'hai detto tu prima, c'è cioè Enzo Signorelli il fotografo e Vincenzo Signorelli produttore di olio, per cui non sono due persone. E quindi no. In effetti può anche, no. Allora, in realtà qualcuno me l'ha anche chiesto, parlando di olio d'oliva, questa commistione di esperienze diverse, questa unione, questa fusione sì. di esperienze diverse, in realtà esiste, funziona. Perché ognuno di noi è frutto di tante cose, certo. Cioè anche tu hai fatto le tue esperienze. Io ero cantante lirico. Hai visto, cioè tutto questo, poi tutto lo ritrovi nel tuo certo. bagaglio culturale, di sensibilità, certo. che poi metti in tutto quello che fai, è molto semplice, è un'esperienza di vita che poi comunque la utilizzi, per cui non c'è un contrasto, anzi, e così io ora mi è tornata voglia di fotografare, certo. essendomi occupato per tanti anni delle nostre campagne, certo. adesso è arrivato il momento di magari prendere un po' di tempo e riprendere. Questo è? Queste sono, è un lavoro che ho fatto per Monteri, sono alcuni anni fa, sulle centrali, le loro centrali idroelettriche, e poi ci sono anche altre fotografie industriali. Questa è una fonderia di alluminio a Milano, quelle sono le lattine che riciclano prima di essere fuse, sono altre cose, sono tutte mischiate. Certo. Le giriamo. Alcune. L'hai fatto con... Questa è una Linof 617. 617? Sì, pellicola. Eh sì, si vede dalla qualità. Ma io immagino però, questo nel 2011, quando hai preso questa decisione di prendere questa, in un certo senso, pausa, no? Con la sì, fotografia. Sono stato quasi costretto, però è andata bene. Costretto nel senso perché il lavoro scendeva? Il lavoro scendeva, diciamo che non c'erano più, anzi non c'erano più, l'attenzione rispetto al nostro lavoro, le possibilità che i giornali avevano di poterti garantire non il guadagno, la possibilità di fare un buon lavoro.
il nostro mestiere è costoso, ci vuole tempo, non puoi andare 2 giorni in un posto a fare... No. No. È quello che stanno facendo oggi, utilizzano foto di stock, cioè fotografie rubati, no? Cioè, del cellulare. Allora, ok, è tutto informazione, potrebbe anche essere alta, però per fare dei buoni reportage ci vuole tempo, bisogna entrare in una realtà, studiare, capire, muoversi, poi trovare alcune inquadrature, la luce, non puoi farle. Perché il rischio enorme, anche adesso questo periodo di guerra in Ucraina, cioè vengono utilizzate le immagini come desiderano mass media, cioè diciamo non sai una vera vero intento del fotografo che è lì e che sente, cioè proprio che vuole trasmettere quello accaduto. Allora, secondo me uno dei più grandi fotografi di guerra di tutti i tempi è Don McCallin. Sì. Non sono penso l'unico a sostenerlo. Loro però, questa gente, questi colleghi, questi maestri, hanno avuto l'opportunità di poter mostrare integralmente il loro lavoro. Certo. Oggi la fotografia, o meglio l'informazione, fotografia è parte dell'informazione, è un'arma strategica, né più né meno come un missile, quindi viene utilizzata attentamente da tutte le due le parti, per cui non è più così libero il reporter di fare, certo, mostrare, ma non perché non gli pubblicano le foto, non lo fanno neanche entrare, cioè non ci va. Mi ricordo una bella foto, tu hai parlato di Francesco Cito, che è un grande collega, è un amico, lui mi ricordo che andò durante la guerra del Golfo, fece una foto che era molto divertente e che testimoniava perfettamente quella che era la situazione del momento. C'era un marine americano perfettamente in posa, perfetto, col fucile, sguardo giusto, ma era una finta, e tutti i reporter intorno che riprendevano la scena. Lui intelligentemente fece una foto dall'altro in cui si vedeva questo circo, per dire questa è la guerra che ci fanno vedere. E torniamo al tuo olio. Olio. Olio, olio. Allora tu, se dovessi scegliere il miglior olio per te e quello tuo, qual è? Allora, io... da produttore, in questo caso è Vincenzo che parla, esatto. Da produttore dico sempre una cosa, che non è frutto di modestia, ma semplicemente di esperienza e di ragionamento. Io non sono l'ultimo che deve giudicare il mio olio, devono essere gli altri a trovarne i pregi o a individuarne le mancanze. I difetti non ce ne sono, per fortuna, ci sono stati all'inizio, però ormai ci siamo tarati. C'erano i difetti all'inizio? Ci sono anche i difetti, certo, e dovuti per esempio a delle pratiche scorrette, a una molitura che non è buona. Ma cioè, tu hai dovuto studiare tanto, vero? Questo è il reporter, certo, che deve no? studiare, perché deve capire. Tu ti sei messo in testa di fare olio biologico. Allora ti dico, Luigi, il nostro lavoro, e tu lo sai, il nostro lavoro, che tanti pensano sia frutto di un'intuizione, di un colpo di fortuna, nella fotografia, ma anche nella fotografia di reportage, c'è uno studio, una programmazione che è impressionante, certo. Impressionante, nell'immaginario collettivo, pensano che uno vada in giro con una macchina e faccia delle cose. Sì, però ha inquadrato, studiato, si è mosso, ha creato dei presupposti per cui poi trova le sue immagini. E quando si parla di fotografia industriale, di moda, c'è si raggiunge una perfezione in cui non c'è niente che è lasciato al caso. Architettura, figuriamoci, tutto perfettamente, deve essere perfetto in fase di ripresa, non in post-produzione. Ci tengo a dire, essendo di vecchia scuola e venendo dalla pellicola, quello che avete visto è praticamente tutta pellicola, le inquadrature sono 100%, quindi si taglia in macchina, è la scuola del quotidiano. Una volta ho venduto una Leica M a Marco Negri, mm-hmm. che è fotografo, e mi ha fatto vedere 3 lavori, no? Poi mi dà la macchina fotografica e dice, prova a vedere, conta pose. Ah sì, certo. Aveva 105 scatti, 3 lavori fatti. Certo. Perché quella è la maturità, quando tu arrivi a un livello tale per cui sai perfettamente quello che devi e vuoi fare.
e ci vuole chiaramente tempo, esperienza e talento che non tutti abbiamo. Madonna, questo è un lavoro di veramente un fotografo. Beh sì, perché se devi scattare poco, devi sapere già quel momento, quella foto che devi scattare. Allora, ho fatto una bella esperienza a Milano di insegnamento di fotografia e mi sono divertito molto. E una cosa che spiegavo, dicevo ai ragazzi che mi ascoltavano, alcuni erano anche professionisti, quindi era già di un livello più alto, che comunque bisogna pensare, cioè tu pensi magari alla velocità della luce, ma devi pensare, decidi che vuoi fare quello scatto, lo vedi e lo fai. Qualche volta è talmente veloce che non ti accorgi neanche di averlo fatto, però è così, cioè non c'è, un caso non esiste, cioè, non è un colpo di fortuna. E una volta che hai fatto, un bravo fotografo, un collega, un professionista, un maestro della fotografia, quando ha fatto la foto che vuole fare, poi mette via la macchina, non si mette a scattare ancora, perché già l'ha fatta. Potrebbe fare 4, 5, 50 altre cose che non sono quella, quindi perderebbe tempo. Questa quindi, è la maturità, cioè, questa certo. È la maturità. E anche come produttore, Vincenzo, vorresti arrivare lì. Facciamo poche bottiglie, infatti, però speriamo che siano buone. Quindi, io ho assaggiato quella platina. Sì, foglie di platino. Foglie di platino. Sì, l'altro giorno mi chiedevano come mai questo nome. Il nome viene da una citazione di un verso dell'ode all'olio di Pablo Neruda, che descrivendo il movimento delle foglie degli ulivi nella cordigliera delle Ande, nelle giornate d'inverno, mossi dal vento, gli ulivi, quando le foglie si girano, dei riflessi argentei, la parte inferiore, che in realtà è platino. E lui le chiama piume di platino. A me è piaciuta molto questa immagine, però piume è letterario, io l'ho trasformato in foglie. E così abbiamo chiamato l'olio, foglie di platino. Quella bottiglia con cappuccetto colore oro. Colore oro è sempre un foglie di platino, ma ha una cultivar diversa, un'oliva biancolilla, molto più delicata, un olio che abbiamo fatto proprio per il pesce, per poterlo usare diciamo in alternativa agli oli etnei che sono più forti. Ho messo nell'insalata, mamma mia, mamma che profumo. Un test, sai qual è un test, Ricci, un test per l'olio d'oliva? La pizza. Quando tu su una pizza metti un buon olio d'oliva, hai il massimo che puoi. È un ottimo test. Prova. Pizza. La pizza. Qualche volta quando andiamo a prendere una pizza da amici, ci portiamo il nostro olio, chiediamo il permesso e proviamo l'olio sulla pizza. O pane brustolito? Allora, l'olio si assaggia da solo, in realtà, un assaggio professionale. Si fa assaggiando da solo, c'è tutta una tecnica. Sì, come si fa? Cioè, metto sul cucchiaino, allora, cioè... Una cosa, no, metto cucchiaio in bocca. No, si mette in un bicchiere, comunque a casa io uso le tazzine da caffè. Tazzina di caffè, sì. Lo copri con la mano, sì. Lo scaldi col palmatore, ma non muovendolo, perché l'olio okay. Lo devi portare alla temperatura giusta, sì. In modo che sprigioni tutti i profumi. 37 gradi quindi, più o meno. Diciamo, 35 sì, gradi. Un po' meno, però comunque lo devi scaldare. Una volta che l'hai scaldato in questo modo, coprendolo, faccio finta di avere il bicchiere da degustazione o la tazzina. Lo sollevi leggermente e così sì. Senti i profumi. Ah. Perché il calore li ha sprigionati e il movimento, tu l'hai agitato un po', li ha sprigionati. Poi lo assaggi, fai un piccolo sorso e fai entrare dell'aria. Cioè, fai cioè così. Quando lo bevi, fai entrare dell'aria. Ah, quindi mescoli con aria. Si chiama strippaggio. Sì. Mescoli con aria perché così ossigeni l'olio e fai venire fuori tutte le sue. Okay. Questo è un assaggio tecnico. Poi non si fa mai, perché l'olio lo usiamo sugli alimenti, sui piatti, sui cibi o sul pane, come dici giustamente tu. Quindi la vera prova è la prova su strada. Certo. Quindi certo. lo provi su una determinata ricetta, su un piatto, oli diversi. Noi a casa ne abbiamo almeno una quindicina aperti in questo momento, nostri e dei nostri amici produttori, che ci piace anche provare cose diverse. Certo. Certo, così, è un e piacere. Poi cioè, fa bene per la salute, no? Cioè, perché è cioè, la base della dieta mediterranea, di sì, una sì, vera sì. Salute, questa cioè, fonte di salute, diciamo. Questo, devo dirti, è una cosa che sta dando un grande impulso all'olivicoltura di qualità, certo. Nel mondo in generale, non certo. Solo da noi, perché fortunatamente, finalmente, ci sono stati tanti, si sono accorti, ci sono tanti studi ormai, sulle qualità dell'olio d'oliva, nutraceutiche dell'olio d'oliva, la presenza di alcune sostanze, in particolare i polifenoli,
Certo. Sono benefici, fanno bene all'apparato cardiocircolatorio, sono degli antiossidanti naturali, quindi comunque risolvono tutta una serie di problemi che ci sono, potremmo avere nell'organismo, e rientrano nell'alimentazione degli sportivi. Tant'è che la nostra Samantha Cristoforetti si sta portando nel laboratorio spaziale l'olio d'oliva, non sapremo mai quale, perché non farà. Davvero? Sì, è una notizia di questi giorni. Sta portando l'olio extravergine d'oliva nella dieta degli astronauti. Ah, ok. Chiaramente non sapremo mai qual è, perché non faranno pubblicità a nessuno, però lo stanno facendo. Ah. E non è un esperimento, è una cosa che effettivamente hanno constatato. Se porta lì, vuol dire scientificamente approvata. Questo ha dato grande impulso all'olivicoltura di qualità, perché queste qualità, queste capacità organolettiche, la presenza di alcune sostanze, l'equilibrio di alcuni fattori biochimici dell'olio, sono frutto delle buone pratiche che hai in campo e durante la molitura. Quindi se lavori bene, del resto, l'abbiamo visto l'estate. Certo, lavorare bene, cioè significa... Lavorare bene, cioè, ad esempio, funziona. Terra, cioè sotto ad Etna, cioè no... Allora, non lì sarà, cioè proprio com'è, cioè. Allora, la terra noi l'abbiamo naturalmente, oltre a noi, diciamo, il nostro motto, se possiamo chiamarlo così, è coniugare tradizione e modernità. Cioè in campo c'è un grande rispetto alla tradizione, quindi ci teniamo a mantenere questi oliveti antichi per quello che sono e quello che erano, sì, senza distruggere, togliere, spostare anche quello che purtroppo potrebbe essere un impedimento, ma semplicemente regolando l'equilibrio della natura. In oleificio, durante la raccolta, quindi conferimento delle olive, in oleificio, spremitura, filtratura dell'olio, conservazione dell'olio, massima tecnologia. Quindi tutto il meglio che c'è a disposizione, in modo da ottenere un buon prodotto. Sull'Etna abbiamo ovviamente analizzato il terreno, perché volevamo capire com'è che vengono queste cose. Certo. E abbiamo visto che ci sono tutta una serie di requisiti nel terreno, di sostanze organiche, di azoto, eccetera, che sono frutto di un lavoro della natura. Cioè, quindi, grazie a Etna. Anche, perché non siamo solo noi. In altri posti si fanno altre zone della Sicilia, in Puglia, in Sardegna, oli strapitosi, non solo nelle zone vulcaniche. Certo. Però il vulcano ha delle cose sue. Particolare. Sì. Beh, anche vino. Infatti. E cioè, no, in quella zona hanno dei vini, madonna, sono buonissimi. Sono buonissimi, ci sono, hanno tirato fuori una qualità che anche 20-25 anni fa era impensabile. Certo. In quell'area. In altri posti già invece erano. Sì. E poi io ho mangiato anche ciliegie migliore. Dell'Etna, sì. Trovando quelle vere, sì. Sì. Cioè, ce ne sono, durano pochissimo. Sì, veramente. No, cioè, eravamo in un agriturismo, no? Cioè, lei, cioè questa proprietaria ha detto prendete pure, mangiate pure, raccogliete e mangiate. Senza lavare, non serve, no? Non serve. Mamma mia, cioè, le ciliegie, così io non ho mai mangiato da nessuna parte, cioè scusatemi, cioè quelli priesi che sono buonissimi, cioè tutto quello che volete, no? Cioè va bene, ogni ma cosa al suo posto, quello sotto a Etna, cioè proprio... Allora, lì intervengono fattori climatici, correnti d'aria, per esempio, nella scelta che noi facciamo, ora stiamo acquistando altri oliveti, stiamo un po' ingrandendo quello del patrimonio di questa nostra piccola azienda di famiglia. La scelta del posto è fondamentale, se è ventilato, se è in porto, certo, se è esposto a sud, certo, se è in ombra, se ci sono cose che danno. Cioè, per cui non basta, per esempio, un punto di vista semplicemente scientifico, nemmeno però l'intuizione del momento. Certo. Bisogna mettere insieme tanti fattori. Certo. E in questo l'intuito gioca molto, una cosa che è molto vicina alla fotografia. Certo, certo. Beh, comunque, allora, io ho tanti amici che fanno anche olio d'oliva molto buoni, no? Cioè Nicola Finotti, Riccardo Quagliotti, o cioè tanti altri, però non esiste migliore, peggiore, no. Sono diverse, esatto, ma comunque di eccellenza, no? Cioè, importante, cioè, non siamo qua per giudicare, ma devo dire, olio d'oliva di Vincenzo Signorelli è eccezionale. E quindi, se potete,
provate a comprare anche una bottiglietta di Enzo. Mandatemi un messaggio. Perché cioè, lui non ha bisogno che io faccia pubblicità. Non sì, è... perché sì. Col passaparola va bene. Siamo molto però, contenti di questo. Sì. Non facciamo e-commerce, sì. Quindi per noi questo è fondamentale. Ma come si fa a comprare allora? Basta mandare un messaggio a me, una mail, una telefonata. Sì, sì, sì. Da vecchi amici. Enzo, mandami 6 bottiglie. Finora che facciamo 5-6 mila bottiglie, sì. Se ci ingrandiremo dovremmo strutturarci in qualche modo. Certo. Però per adesso questo è molto se diventi famoso, cioè no, i giapponesi, americani, coreani, cinesi, no, cioè tutti vogliono, cioè Enzo mandami, cioè, quante bottiglie ce l'hai? 280, così ma... poco, no, 2800 bottiglie. Ma mi salvo, perché tanto sono tutti limited edition, quindi finisce l'olio, basta. Non c'è l'anno prossimo. L'anno prossimo? Madonna. No, per adesso cerchiamo di accontentare tutti. È bello anche così. Cioè, io faccio, no? Cioè, mantengo la qualità, riesco a fare, non so, 2000 bottiglie, una volta è finito, giusto? Esatto, così fanno, questa è anche, io avendo viaggiato tanto, ho anche visto tante cose, quelle che sono nel mondo del vino, della ristorazione, dalla osteria. Allora, del detto questo, io ho 12 ragazzi, no? Sì? Adesso io ti pago per 12 bottiglie, mandami 12 bottiglie che io voglio dare a tutti, regalare a tutti loro. Ok, facciamo così. Questo è molto generoso. Sì, almeno così, cioè loro non possono dire non ho assaggiato. Watanabe, tu sei uno stronzo. Ti sei tenuto tutta l'olio. Tenuto solo per te. Facciamo. No, facciamo così. Ok. Va bene, grazie. Con grande piacere. Enzo o Vincenzo, io vi ringrazio di questo tempo che hai dedicato per noi. Carino questo, grazie a te, molto divertente, è stato un piacere e un grande onore. Grazie, e poi buon divertimento con questa nuova Laika, che hai fatto questo viaggio fino a Milano, no? Esatto. E comprare Laika, io sono molto onorato anche che hai scelto noi per comprare questa Laika. E questo rientra anche in quelle cose difficili da spiegare, che c'è il piacere di una scelta. Cioè, non è che stiamo prendendo una cosa che serve a creare qualcos'altro. Certo. E quindi è molto importante che ci sia una filiera anche in questo. Certo, bene, grazie. Grazie a te. Grazie.